Ciao a tutti, la Ferrara tornerà in campo domenica 8 agosto alle ore 18.30 per la sfida in Coppa Italia contro l'Avellino. Sarà possibile accedere all'evento con il Green Pass o con il tampone negativo, credo entro le 48 ore prima dell'evento. I biglietti sono acquistabili online presso i botteghini, insomma classiche modalità che trovate sul sito e sulla pagina Facebook della Ferrara Calcio. E inizia la stagione, inizia a tutti gli effetti la stagione, la prima ufficiale di Lucarelli e dei ragazzi e dei suoi nuovi ragazzi, ovviamente riferita ai giocatori entrati. La prima partita ufficiale Ternana-Avellino di Coppa Italia. C'è una differenza di categoria tra le due, ovvero la Ternana farà il campionato di Serie B, l'Avellino il campionato di Lega Pro. L'Avellino l'anno scorso era sul girone C, ovvero quello della Ternana. Ternana che in questo momento arriva un po' appesantita per via della preparazione fisica pre-campionato, ma comunque arriva con la voglia di passare il turno e di andare al Dall'Ara a Bologna, partita che tra l'altro un eventuale Bologna-Ternana sarà in diretta sulla Mediaset. Però per quanto riguarda Ternana-Avellino sicuramente sarà una partita difficile, una partita dove conterà tanto la condizione fisica di entrambe le squadre, conterà tanto il caldo che è presente in questi giorni, e la partita insomma anche di difficile previsione, perché queste sono, è ancora un po' calcio di agosto e i valori delle squadre ancora non si conoscono e possono essere tante le variabili che condizionino una partita come Ternana-Avellino. Magari può influire il caldo, il fatto di avere giocatori che non sono entrati bene in gruppo, sono tante le variabili. E indubbiamente la carta, tra virgolette, i valori premiano la Ternana per quello fatto vedere l'anno scorso, però sono sempre partite da giocare e quindi speriamo che i nostri ragazzi riescano ad essere concentrati, a dimostrare la loro qualità e a passare il turno. Ovviamente è una partita difficile come tutte, anche perché poi le partite di inizio stagione sono un po' stranine, nel senso che magari non sei ancora convinto dei propri mezzi, possono essere tante le dinamiche. Per quanto riguarda la Ternana più in generale, è arrivato Salim Diakité dal Teramo, è un under e al Teramo gli è stato dato in contropartita anche Tozzo, che è un portiere, e quindi si tra virgolette regolarizza la lista portieri, perché la Ternana avrebbe ora solo tre portieri: Iannarilli, Vitali, Casadei, con Tozzo era il quarto. Quindi operazione di mercato in entrata sicuramente. Per quanto riguarda il futuro, mi sembra che Diakité sia un 2000 o comunque un under, un giocatore in prospettiva futura. Ne hanno parlato tutti molto bene a Teramo, vedendo le partite contro il Teramo comunque è sembrato un ragazzo di corsa, e questo per essere un terzino aiuta molto. Per quanto riguarda la Ternana, è stata presentata la terza maglia, veramente bella, anche perché ha una particolarità, ovvero tra le righe ci sono scritti i comuni di tutta la provincia di Terni, e questo significa che la Ternana è attaccata al territorio, come è stato detto più volte nel corso di queste presentazioni. La maglia è stata presentata in provincia proprio a significare che la Ternana non rappresenta solo Terni, ma guarda tutta la provincia del territorio. Quindi un grande grazie alla Ternana per questo, e eccoci insomma, la stagione alle porte, i motori si scaldano e si entrerà in campo domenica per la Coppa Italia, e quindi non ci resta che aspettare la prima ufficiale di Coppa Italia, Ternana-Avellino.